È il secondo appuntamento del 2019, sono tre appuntamenti che hanno come focus Guarneri da Gesù e questi tre violini del 1734 che quest'anno credo, grazie alla collaborazione con Franco Stradivari, è possibile vedere esposti all'interno del museo nello stesso momento. Quindi un'occasione indubbiamente interessante per studiare gli strumenti e per comparare questi strumenti per entrare più nel merito rispetto allo stile e alle tecniche costruttive di Guarneri da Gesù. Naturalmente anche quest'anno la collaborazione con il laboratorio Alvedi dell'Università di Pavia consente di avere una conoscenza dei tre strumenti anche grazie alle indagini scientifiche. E ricordo anche che naturalmente si continua quello che è iniziato lo scorso anno, per cui ci sarà anche in questo caso il workshop dove è possibile per gli utai della città poter esaminare gli strumenti direttamente prendendoli in mano. Non abbiamo ancora fissato la data per il prossimo, però vi faremo sapere a breve i prossimi appuntamenti. Domani mattina alle 12 c'è l'audizione con il violino Stauffer del 1704 in auditorium con Edoardo Zosi. E oggi pomeriggio per gli utai del distretto c'è sempre l'incontro con Edoardo Zosi, naturalmente chi ha strumenti disponibili da far provare li può portare. Quello che faremo oggi rispetto agli appuntamenti precedenti è di suonare anche il violino Stauffer 1734, proprio per iniziare ad avere anche un confronto fra uno strumento cremonese del Settecento e gli strumenti degli utai contemporanei, perché credo che questo sia abbastanza utile anche per capire, insomma, no? E cominciare a sentire la sonorità di questi strumenti e poterli paragonare con la produzione contemporanea. Io cedo la parola a Marco Malagodi, credo che lo conosciamo tutti, lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, comunque è responsabile del laboratorio di diagnostica non invasiva Giovanni Arvidi dell'Università di Pavia e ci racconterà cosa hanno trovato sul violino Stauffer e quali segreti sono riusciti a svelare attraverso le indagini scientifiche. Sì, allora, cosa abbiamo trovato, o meglio, cosa non abbiamo trovato, nel senso che lo strumento intanto è il secondo analizzato ed è uno strumento che si è presentato in condizioni di materiali originali piuttosto complesse. Intanto ricorderete lo stesso tipo di problematica analitica l'abbiamo avuta sul Principe Doria, uno strumento che ha presentato tutta una serie di materiali addizionati in fase di recupero, di restauro dell'oggetto, dalle gomme lacche soprattutto. Ecco, sullo Stauffer, vi farò vedere adesso, troviamo una condizione abbastanza simile, anche se alcuni risultati siamo riusciti a ottenerli non tanto sugli strati che si definiscono di finitura superficiale, cioè quindi in termini più semplici ovviamente le vernici applicate, ma più che altro sui trattamenti del legno, perché anche qui, anche ormai sui Guarneri, iniziamo ad avere degli standard analitici che diventano interessanti da un punto di vista statistico e quindi questo ci aiuta a comprendere meglio anche alcune tipologie tecniche costruttive. Andiamo al dunque. Ecco, qua vedete il violino fotografato. Ricordiamo sempre che noi facciamo fotografie che sono mirate, in questo caso fluorescenza UV, non da un punto di vista estetico, ma da un punto di vista dell'ottenimento dei risultati scientifici. E notate innanzitutto un alone azzurro che copre praticamente tutto lo strumento, sia nella parte del fondo che sulla tavola. Zone di restauri abbastanza evidenti, diffuse, e aree dove praticamente non c'è più niente.
Quindi questo per quanto riguarda la tavola, e a maggior ragione tranne in alcune zone, anche se con delle strane fluorescenze scure, nere, quindi di materiali non proprio chiarissimi, in alcune zone forse abbiamo potuto identificare qualche cosa, ma i risultati analitici vedrete, abbiamo fatto un intervento anche sotto lo zucchetto superiore, però i risultati sono, diciamo, sui materiali presenti originali praticamente nulli. E questo è un dato di partenza, cioè la stessa problematica che in qualche modo abbiamo trovato sul principe d'oro. Ecco, vedete di nuovo strani colori di fluorescenza molto scuri, neri, sulla parte delle fasce, identici, sempre zone in cui ovviamente di consunzione, quindi di usura, dove ci sono interventi di restauro a gomma lacca. Qualcosa sulla testa, qui abbiamo potuto fare qualche punto analitico, ma di nuovo anche coperto da zone, di nuovo questa fluorescenza azzurra molto forte, molto, anche molto strana per noi. Quindi già un risultato analitico solo nella prima fase di analisi, che è quella della fluorescenza, che dimostra uno strumento che ha, diciamo, la sua età, quindi ha subito comunque una serie di interventi o di coperture. Ecco, abbiamo mappato ovviamente lo strumento, diverse tecniche analitiche. In questo caso interessante il discorso nelle zone in cui la vernice era presente, o comunque noi ipotizziamo essere presente una vernice originale, notate fenomeni di crettatura tipici che si manifestano in alcuni casi legati soprattutto alla presenza di materiali oleosi. Quindi noi non siamo riusciti a identificare l'olio, ma un'ipotesi potrebbe essere effettivamente nelle poche zone, aree dove sono presenti materiali originali, eventualmente la possibilità di identificare materiali di una vernice originale a base di olio. Quello che è stato molto interessante è che troviamo come conferma analitica, e questo è un altro standard analitico, sui guarneri, cioè la tintura dei filetti. La tintura dei filetti è una tintura molto, molto labile, cioè è una tintura che tende a sbiadire molto, è molto diversa ad esempio dai filetti che analizziamo dei violini di Antonio Stradivari, dove la colorazione è molto più intensa, è molto più resistente. Quindi due probabilmente procedure di tintura effettuate in modalità diverse, o volutamente, questo non lo possiamo sapere, oppure con tecniche che danno risultati diversi, che nel corso del tempo danno anche interazioni diverse. Quindi l'effetto dei filetti che potete vedere è, diciamo, un effetto di filetti, vedete, molto stinti, e questa zona, queste aree riguardano praticamente quasi tutte le zone dei filetti. Ecco, se stessimo su un violino di Antonio Stradivari invece la tintura sarebbe molto più omogenea. I processi di tintura del legno erano processi, esistono oggi molti ricettari che riguardano questo, in genere venivano utilizzati inchiostri metallo organici generali, cioè uno di questi era ad esempio l'inchiostro ferrogallico, che è tipico proprio del più diffuso inchiostro da scrittura, quello che poi abbiamo ritrovato nei reperti stradivariani, proprio negli scritti di Stradivari. Quindi questi inchiostri hanno delle caratteristiche, cioè vengono utilizzati attraverso dei trattamenti che il legno subisce, in genere, credo, se non ricordo male, legni di pioppo o di pero, che poi vengono tinti attraverso queste diverse fasi, trattati prima in ambiente basico, scaldati, poi con gli estratti delle galle, colorati di nero,
e mordenzati con il cosiddetto vetriolo romano, che però contiene degli elementi, ferro, rame, zinco. Quindi questi elementi nickel noi siamo in grado di identificarli oggi. Perdiamo la parte organica, ma sappiamo riconoscere gli elementi e quindi per noi diventano elementi identificativi. Ecco, questa è una caratteristica che troviamo anche sulla tavola. Vedete come in realtà troviamo anche alcuni elementi colorati, ma sono come delle strisce di colore rossastro. Non sappiamo dire se originali o aggiunte in un momento successivo. E vedete che praticamente la parte del legno è sostanzialmente esposta. Ecco, qua vedete una zona di giunzione del filetto, di nuovo con una caratteristica, diciamo, molto evidente di assenza della colorazione nera. Interessante. È interessante proprio la giunzione del filetto. Questa parte qui, sì. Proprio come faceva la giunzione del filetto. Era già che aveva bisogno farlo sovrapponendo, no? Ma questo lo ritroviamo anche in tradivari, questo e l'altro aspetto, qui non so se riuscite a vedere, questa mi sembra sia la punta superiore, vedete che il filetto arriva fino a un certo punto e poi c'è una prosecuzione molto nera, qui lo vedete, si vede non benissimo, però un filetto stinto che poi nell'ultima parte diventa invece fortemente colorato di nero, quindi probabilmente un intervento postumo, un intervento per dare una maggior spinta sulla punta da un punto di vista estetico, immagino. Però è un'area molto diversa, colorata, rispetto alle due strisce di legno tinte che sono invece molto, molto sbiadite. Ecco, cos'è che abbiamo trovato? Innanzitutto analizzato in tante aree, tanti punti, quindi una successione di analisi che noi effettuiamo costanti sullo strumento e attraverso gli spettri io vi segnalo oggi alcuni casi caratteristici nella zona centrale, quindi in basso tra le C, troviamo tantissima resina di benzoino e tantissima gomma lacca. Quindi lo strumento è coperto da materiali applicati, probabilmente utilizzati come protettivi, e che ci impediscono tra l'altro spesso di vedere anche cosa, se c'è qualcosa sotto. Ecco, attenzione a questo dato, perché anche in queste zone, in realtà ricordiamo sempre che la fluorescenza UV, come la utilizziamo noi, ci segnala quindi un'assenza di materiali esterni, tranne appunto questi protettivi. Quindi noi otteniamo in diversi punti segnali molto forti rispetto anche a quello che c'è nel legno, cioè alle zone più vicine al legno. Ecco, materiali proteici e silicati. Questi sono elementi che troviamo e che riconosciamo e che, ricorderete, abbiamo visto anche nel Principe Doria. Quindi un trattamento probabilmente del legno che è stato applicato sotto, che quindi in qualche forma può essersi salvato dai ripetuti interventi e che quindi diventa un elemento continuativo anche, almeno su questi due strumenti, ma vi anticipo che anche sugli altri guarneri che abbiamo trovato si trovano queste caratteristiche, con qualche differenza ovviamente. Ecco, un altro punto analizzato è il punto 23, quello che vi dicevo nella parte alta sotto lo zucchetto. Vedete di nuovo resina di benzoino, qui forse un elemento oleoso, forse troviamo un po' di olio, ma qui troviamo una grandissima quantità di materiali proteici e potenziali possibili, probabili direi io, silicati. Quindi di nuovo materiali, quindi sembrerebbe un trattamento molto omogeneo. In punti diversi, io ve ne sto facendo vedere solo alcuni chiaramente, però in molti punti questa presenza della proteine, quindi di colle presumibilmente animali applicate sotto, e di una carica inerte
come dei silicati aggiunti, è una costante sullo strumento. La troviamo anche, le proteine le troviamo anche sulla tavola, ma sulla tavola troviamo nel punto 5, quindi nella zona bassa, soprattutto questa zona, vedete, di questa colorazione particolarmente azzurra, in alcuni casi troviamo molti segnali relativi alla gomma lacca, che poi possono essere riportati, vedete, anche in queste zone di colorazione più arancione. Queste che vedete segnalate sono quello che noi chiamiamo progetto Filetto, che è un progetto che stiamo portando avanti con Fausto Cacciatori su proprio l'identificazione dei diversi tipi di inchiostri, perché se noi riuscissimo a caratterizzare gli inchiostri, che è il lavoro che in realtà abbiamo già fatto in qualche modo sui reperti stradivariani, che ci ha consentito di aiutare un'analisi della scrittura, quindi un'analisi paleografica della scrittura, in questo caso stiamo cercando di riportare la stessa tipologia statistica in modo tale da trovare dei marker che siano di riferimento, ferro, rame, zinco e soprattutto rapporti tra questi elementi. In questo modo potremmo riconoscere gli inchiostri e in qualche modo identificarli e farli diventare un marker identificativo. Quindi anche sul Guarneri stiamo lavorando per cercare di ottenerli. Chiaro che nel caso del Guarneri purtroppo i filetti sono molto spinti, quindi i segnali sono anche molto meno intensi. Vediamo quali sono gli elementi identificati nel caso della tavola o del fondo. BC sta per best conserved, quindi le zone che in qualche modo abbiamo identificato più originali dello strumento, e worn out, quindi le zone invece in cui la vernice è proprio praticamente assente. Ecco, interessante il fatto che, guardate, ritroviamo ferro, calcio e potassio. Questi tre elementi, soprattutto potassio e calcio, a intensità molto alte, guardate solo quelli, principalmente quelli in grassetto, perché sono quelli significativi da un punto di vista analitico. Vediamo anche tutti gli altri, però sono chiaramente presenti in quantità maggiore, quindi il segnale è molto più netto. Calcio e potassio in grandi quantità sia, vedete, nel best conserved che nel worn out, che nelle zone diciamo di usura. Questa è una caratteristica non solo di Guarneri, ma è una caratteristica che troviamo anche in tutti gli stradivari, quindi diciamo una caratteristica che troviamo in molti strumenti di fattura cremonese a partire dal 600-700. Sapete, le ipotesi sono tante, quelle che stiamo cercando di fare, dall'utilizzo dei casinati di calcio, la possibilità, perché questo, vedete, riguarda sia le zone in cui c'è vernice che le zone in cui non c'è vernice. Quindi probabilmente è un segnale che riguarda l'intero oggetto. Da questo punto di vista noi abbiamo fatto varie ipotesi. Il potassio potrebbe derivare dall'utilizzo della lescivia pre-trattamento, quindi il trattamento del legno, oppure potrebbero essere silicati di potassio, insomma le ipotesi sono tante, però partiamo dal dato analitico, il dato analitico è questo. Notate che il ferro nelle zone invece in cui la vernice scompare anche lui, quindi in questo caso forse un'ipotesi è che il ferro possa essere stato applicato sopra e quindi non fa parte di quella struttura sottostante di preparazione, di ground, di finitura superficiale del legno. Ecco, un'altra caratteristica che è veramente strana, questa sì, è il cloro. Cloro ne troviamo tantissimo e lo troviamo in tutti i punti. Quindi, non lo so, noi abbiamo ipotizzato la possibilità forse di qualche resina anche sintetica che noi non vediamo con l'infrarosso, ma è un materiale presente sia nelle zone, diciamo, dove c'è più vernice, nelle zone dove invece il legno è più esposto.
Questo è veramente un elemento strano, guardate, praticamente presente in tutte, quindi come se sia nelle zone usurate che nelle zone invece con maggior vernice, quindi come se fosse un trattamento dato soprattutto lo strumento. Scusa Marco, c'era anche negli altri guarneri? Nel guarneri? Nel principe Doria no, troviamo solo qui. Quindi è proprio un elemento veramente caratteristico e strano. Anche il fondo presenta le stesse caratteristiche, vedete identiche rispetto al sopra. Ecco gli elementi che vi dicevo, quindi ferro, di nuovo il cloro, ma soprattutto il rame, lo zinco nei filetti della tavola e nei filetti del fondo. Interessante il fatto che all'interno dello stesso strumento noi possiamo comparare i filetti della tavola e del fondo e avere delle sovrapposizioni di elementi che ci consentano di dire che quel tipo di inchiostro è stato usato sia per la tavola che per il fondo. Quindi questo anche è un elemento identificativo. Nel nostro caso, in questo caso, è esattamente identico. Cioè, chi ha preparato quel tipo di inchiostro lo ha fatto utilizzando la stessa concentrazione, quindi è la stessa matrice con cui sono stati fatti entrambi. Poi la decorazione dello smusso presenta di nuovo gli stessi elementi, quindi lo stesso tipo di inchiostro. Quindi molto interessante la mappatura elementale, come si dice, di tutte le parti analizzate, e questo vi fa vedere, soprattutto nella parte dei filetti, vedete la quantità di ferro tipica proprio della colorazione ad inchiostro, ferro gallico o comunque metallo organico, la presenza di nickel, rame, zinco. Nel caso dello Stauffer abbiamo un aumento anche del piombo, quindi anche questa è una caratteristica sia sul fondo che sulla tavola. Vedete come i due spettri, cioè il blu e il nero, sono praticamente identici. Si sovrappongono, le due linee si sovrappongono perfettamente, quindi lo stesso materiale. Ecco, una comparazione, secondo me, utile adesso che possiamo iniziare a fare tra il Principe Doria e lo Stauffer. Ripeto, noi marchiamo molto la fluorescenza UV, la spingiamo molto, perché noi dobbiamo far fluorescere i colori per vedere i materiali dove sono, quindi utilizziamo un'azione molto marcata. Vedete come proprio si presentano in condizioni in fluorescenza molto diverse. La gomma lacca che abbiamo trovato su tutto lo strumento del Principe Doria, che erano tutte queste zone di colore molto forte, nello Stauffer invece come primo elemento troviamo il benzoino. Troviamo anche gomma lacca sullo Stauffer, quindi un'area nel Principe Doria con una vernice anche oleo-resinosa in alcuni punti, anche lì cercati in modo molto selettivo, perché anche il Principe Doria, ricorderete, aveva proprio un velo di materiale applicato sopra. Interessante il fatto che troviamo proteine silicati nello Stauffer e troviamo proteine silicati nel Principe Doria. Quindi un elemento, un marker interessante di giunzione, di collegamento tra i due strumenti costruiti nello stesso anno. Nel caso del Principe Doria però troviamo anche i solfati, come se avesse usato una miscela probabilmente di una dispersione più eterogenea di questi sali utilizzati nelle fasi preparatorie. Anche gli elementi, guardate, sono identici, calcio, ferro, calcio e potassio entrambi altissimi in entrambi gli strumenti, ferro presente soprattutto associato alle zone di maggior usura, l'unica differenza è la presenza dello zolfo, appunto perché nel Principe Doria troviamo i solfati, e questa presenza costante, messo tra parentesi perché è un elemento per noi strano, del cloro nel caso dello Stauffer. Quindi un lavoro estremamente interessante che però comporta soprattutto almeno su questi due strumenti,
un'assenza di materiale, una difficoltà nell'identificare i materiali originali esterni, e però un interessante collegamento e sovrapposizione dei risultati analitici per quanto riguarda i materiali sottostanti, cioè i materiali che in qualche modo si riferiscono ai trattamenti del legno. Quindi forse magari salvati da interventi di rimozione o di sovrapposizione nel corso del tempo. Io vi ringrazio. Questi sono, diciamo, i risultati. A me piacerebbe molto portare risultati più legati a materiali invece originali e costitutivi, che poi sono quelli che ci interessano. Però anche questi sono casi estremamente interessanti. Il lavoro fatto sui filetti è molto importante, e il lavoro che stiamo facendo anche ora in collaborazione con diversi liutai qui a Cremona è quello legato proprio alla preparazione dei legni, cioè alla preparazione dei supporti, perché questo sta diventando veramente un caso comune, cioè un elemento estremamente interessante da un punto di vista analitico. Bene, io ho finito, vi ringrazio. Grazie Marco per il lavoro e per la presentazione. Ora, terminata questa presentazione, ma anche pensando al riferimento fatto al Principe Doria, è evidente che i lavori di indagine eseguiti in questi 5 anni, no, hanno evidenziato anche come alcuni strumenti sono, da un punto di vista dello studio, certamente dei documenti straordinariamente interessanti, laddove le condizioni degli strumenti si presentano, no, oserei dire, in condizioni ottimali. Io penso al Messia, ma penso anche all'Elie, no, strumenti dove c'è ancora uno strato estremamente significativo di vernice. Altrettanto è evidente che in alcuni casi questi strumenti hanno subito nel corso dei secoli interventi di restauro, di grande consumo della vernice dovuto all'utilizzo dello strumento stesso, e in questo caso credo sia opportuno sottolineare come il risultato è più legato alla preparazione del legno, quindi a quello che si trova sul legno. Però credo che sia interessante anche per, come dire, iniziare a distinguere anche in termini scientifici rispetto alle condizioni di questo strumento. È evidente che spesso quello che ci appare è frutto, no, di interventi di integrazione della vernice, di verniciature successive alla costruzione dello strumento. Allora, alcuni di voi hanno partecipato credo all'ultimo workshop, dove abbiamo visto sia il violino Principe Doria sia il violino Spagnoletti, che sono due dei tre strumenti del 1734 di Guarnieri del Giù esposti al museo. Lo Stauffer è ovviamente il terzo, quindi da questo punto di vista vorrei che ci fosse anche un'interazione, e vi invito ad intervenire, anche perché durante la presentazione io, se non ho avuto allucinazioni, però dovrete dirmelo voi, mi sono spinto un po' oltre, nel senso che non voglio dire che oggi sarà una presentazione provocatoria, però c'è secondo me un aspetto delle valutazioni dell'opera di Guarnieri del Gesù sulla quale io mi sento di aprire una discussione, un confronto oggi, fermo restando che oggi io arrivo al 1734, quindi gli strumenti considerati sono gli strumenti che sono esposti al museo, e mi riservo nell'ultimo appuntamento di analizzare un po' meglio nel dettaglio la produzione successiva di Guarnieri da Gesù. Quindi l'invito è quello di intervenire, dite la vostra, soprattutto chiaramente mi riferisco agli utai che hanno partecipato all'ultimo workshop. Prima di entrare nel merito, però, riprendo due informazioni che riguardano la vita di Guarnieri da Gesù, ma anche della storia della liuteria cremonese, perché è evidente che Guarnieri da Gesù si trova a lavorare in un periodo, e mi riferisco più precisamente alla fine degli ultimi anni del 1720, inizio del 1730, in cui la liuteria cremonese vive una stagione estremamente diversa rispetto all'ultimo quarto
del secolo precedente. Come sappiamo, gli ultimi decenni del Seicento sono caratterizzati dalla presenza a Cremona di ben 4 botteghe, Stradivari, Guarneri, Amati e Ruggeri. Abbiamo anche però segnali che ricaviamo da documenti dell'epoca, dove nei primissimi anni del Settecento assistiamo a un cambiamento, se vogliamo, di fase economica per quanto riguarda l'attività delle botteghe cremonesi, che arriva, credo, come ultimo momento di una crisi economica della città, che ha origini nel 1600, penso soprattutto come primo grave avvenimento la peste e poi la carestia degli anni immediatamente successivi, un secolo che ha visto tantissimi artigiani, soprattutto dal settore tessile, abbandonare la città, e un'economia cremonese che era sempre più fondata sulla proprietà terriera. Da questo punto di vista le vicende di Uteria hanno un decorso sembra più lento, però sicuramente quella situazione di difficoltà e crisi compare all'inizio del Settecento. Dico questo perché documenti raccontano di una situazione difficile di Giuseppe Guarneri, figlio di Andrea, Giuseppe è il padre di Guarneri del Gesù, Giuseppe Guarneri contrae debiti in quegli anni che non riesce ad onorare, ha grandi difficoltà economiche da questo punto di vista. Vincenzo Ruggeri, l'ultimo dei Ruggeri a lasciare l'attività e la vita terrena nel 1717, scrive nel suo testamento un passaggio molto chiaro nel quale rimpiange gli anni precedenti, quindi un'ulteriore testimonianza delle difficoltà anche per quanto riguarda l'ultimo liutaio della famiglia Ruggeri. E a questo io aggiungo una considerazione che è più legata alla vita, alle vicende della vita di Guarneri del Gesù. Il fatto che Guarneri del Gesù, nel momento in cui si sposa nel 1722, lascia la casa paterna. Cioè Guarneri del Gesù non è all'interno della bottega ad aiutare il padre nella costruzione degli strumenti. Sappiamo che il padre ha difficoltà economiche. Allora mi sento di arrivare alla conclusione che in quel periodo la bottega non poteva garantire, no, la sussistenza per due diverse famiglie. Guarneri se ne va e per alcuni anni le uniche notizie che abbiamo di Guarneri del Gesù sono relative ad atti notarili dove lui è chiamato a svolgere un ruolo che è quello del testimone. Poi sappiamo che ricompare nel 1700, negli anni all'inizio del 1730, nella bottega paterna a seguito dopo una malattia del padre. Nel momento in cui ritorna inizia ad aiutare il padre, probabilmente in condizioni di salute precarie, nell'attività della bottega. Lui si sposa con Catalina Rota e non vive nell'abitazione paterna, ma vive nella parrocchia di San Prospero, e qui sbaglio sempre la via, ma ho sempre problemi con la toponomastica. Vediamo se i cremonesi mi aiutano. Le due colonne, Corso Matteotti, via Gerolamo da Cremona, il vicolo a destra, sbaglio sempre il santo, è San Giuseppe. Abita in vicolo San Giuseppe e la parrocchia di San Prospero. La chiesa fa una E la parrocchia è quella di San Prospero, la chiesa di San Prospero si trovava dove attualmente andiamo tutti a bere il caffè al Bar Cubino. Infatti ci sono ancora, credo, due colonne all'interno del bar. Diciamo, torna a lavorare con il padre. In effetti noi abbiamo fra gli appunti di Cozio di Salabue un passaggio estremamente interessante, perché Cozio scrive che conosce, che ha visto 4 strumenti precedenti al 1730 con un'etichetta di Guarneri del Gesù, in cui si dichiara nipote di Andrea, non si dichiara figlio di Giuseppe, si dichiara figlio di Andrea. Ora, questi strumenti non si conoscono più strumenti di Guarneri del Gesù con queste etichette.
E qui naturalmente nel corso del tempo sono state fatte svariate ipotesi nelle quali le etichette poi sono state sostituite in epoca successiva con quelle più conosciute di Bartolomeo, di Giuseppe Bartolomeo Guarneri del Gesù. Di fatto però questi strumenti non si conoscono. Questo porterebbe evidentemente alla conclusione di Guarneri del Gesù, che inizia a lavorare prima del 1730. E come sappiamo, in questi anni numerosi strumenti, è il caso anche di due strumenti esposti, non sono opera di Guarneri del Gesù, ma sono opera del padre, e su questo poi si può anche iniziare a discutere. Io sulle teste poi più avanti farò un passaggio più preciso. Lo strumento viene, lo strumento viene acquistato nel 1980, è il quarto strumento che entra a far parte della collezione degli archi di Palazzo Comunale. E l'aspetto interessante è che mentre i primi tre, mi riferisco chiaramente al Cremonese, pagato 30 milioni di lire, all'Andrea Amati, pagato 17 milioni di lire e nel 1966, e a Niccolò Amati, pagato 12 milioni e 500 mila lire, sempre nel 66, mentre questi furono acquistati dall'ente di promozione turistica della città, il violino, l'avete certamente intuito tutti, viene acquistato dalla Fondazione Walter Stauffer. Non sono passati tantissimi anni, perché dal 1980 sono quasi 40 anni, però è evidente che da quattro strumenti, se pensiamo oggi al Museo del Violino, il cammino che è stato fatto è un cammino estremamente significativo. E dall'altro voglio sottolineare anche questo, come queste collezioni che oggi sono al Museo del Violino in gran parte sono il frutto di donazioni. I primi tre strumenti vengono acquistati dall'ente di promozione turistica e donati al comune della città, sì è vero, è un soggetto cittadino. La Fondazione Stauffer, dopo il Guarneri del Gesù, acquisterà la viola dei fratelli Amati, il violoncello Cristiani Stauffer e un violino di Enrico Ceruti. Poi nella sala dello scrigno abbiamo uno strumento che è una donazione di Remo Lauricella, un altro della famiglia Axelrod, e poi c'è tutta la collezione del Novecento che in realtà risale a due importanti donazioni effettuate nel 1936. Lo strumento ha numerosi certificati. Io non conosco questo liutaio esperto. Questo è il certificato Hill che risale al 1926. Fra la documentazione dello strumento c'è il verbale della riunione di una commissione che chiaramente la Fondazione Stauffer costituì per valutare il violino prima dell'acquisto, e qui troviamo nomi importanti come Amarocchi e Bisia per quanto riguarda la liuteria, e Paolo Borciani che fu il primo violino del quartetto italiano. E poi compaiono certamente due liutai che hanno fatto la storia della liuteria della nostra città negli ultimi decenni, che sono Roberto Morassi e Francesco Di Solò. E poi c'è un certificato di Beer del 1980, che lo strumento fu acquistato attraverso Charles Beer. Questa è la documentazione che accompagna lo strumento. Non ultimo, come sapete, probabilmente lo strumento fu utilizzato da Zuckerman per parecchi anni. C'è anche un'incisione di Zuckerman con lo strumento, e c'è una lettera dello stesso violinista al presidente della Fondazione Stauffer, Gambaro. Probabilmente in questa lettera esprime un parere sulle qualità acustiche dello strumento. Ma veniamo un attimo all'etichetta, e riprendo quello che dicevo prima. Questa è l'etichetta del nostro violino Stauffer, e questa è l'etichetta del violino chiamato Quarestani, che è un'etichetta di Andrea Guarneri del 1689. In realtà, come sapete, lo strumento è stato attribuito a Giuseppe Guarneri, al figlio di Andrea, proprio in ragione del fatto che era prassi diffusa nelle botteghe cremonesi utilizzare l'etichetta del padre, anche se lo strumento veniva costruito dal figlio fino alla morte del padre. Ora, rispetto a questo, Guarneri del Gesù si discosta
no? Da questa prassi cremonese, perché Manuele Gesù inizia a utilizzare un'etichetta col suo nome quando il padre era ancora in vita. E se diamo credito a quanto scrive il Conte Cozio, parlando di quattro etichette in cui faceva riferimento al nonno e non al padre, sono portato a pensare che qualche problema in famiglia ci fosse. No. Non ultimo il fatto che, come sappiamo, tutti gli utenti della famiglia Guarneri avevano utilizzato sulle loro etichette questa dicitura, invocando la protezione di Santa Teresa, che aveva passato, ha portato lì a Santoro a supporre un legame abbastanza stretto fra la famiglia Guarneri e l'ordine dei Carmelitani Scalzi, e avevano convento l'attuale chiesa di Sant'Imedio, perché Santa Teresa è stata la riformatrice dell'ordine. Anche rispetto a questo, Guarneri del Gesù abbandona una consuetudine della famiglia e inizia a utilizzare il trigramma cristologico e non più l'invocazione a Santa Teresa. Quindi da questo punto di vista potremmo pensare a una rottura, no, di quelle che erano le consuetudini consolidate e secolari all'interno delle botteghe cremonesi. Sul trigramma cristologico si è sempre attribuito questo trigramma a un legame fra Guarneri del Gesù e i Gesuiti, soprattutto da parte di studiosi della liuteria cremonese come Elia Santoro. Recentemente, poco più di 10 anni fa, uno studio di Don Andrea Foglia ha rivisto questo possibile legame proprio partendo dall'analisi delle immagini del trigramma cristologico gesuitico, che presenta sempre i chiodi della croce, cosa che invece non è presente sul trigramma utilizzato da Guarneri del Gesù, e partendo da questo trigramma cristologico Don Foglia vede un legame con il trigramma degli Agostini, dei Domenicani, no scusate, dei Bernardiniani, che è un trigramma che risale al 400, poi ripreso e leggermente modificato dai Gesuiti. Arriviamo adesso al nostro strumento. Noi abbiamo visto prima, grazie a Marco Malagodi, alcune interessanti relazioni fra lo strumento di Guarneri del Gesù e gli strumenti di Stradivari. Penso al filetto tinto, quindi a come fosse usanza nelle botteghe cremonesi tingere le parti nere del filetto. Da questo punto di vista naturalmente sarà interessante in futuro allargare l'analisi dei filetti anche a strumenti che non sono cremonesi, proprio per vedere quanto questa è una caratteristica del metodo costruttivo degli utai della nostra città. C'era anche questa interessante giunzione al filetto che ritroviamo sugli strumenti di Antonio Stradivari, ma questa è la radiografia eseguita nel laboratorio, e come vedete abbiamo il nostro piolino inserito nel fondo dello strumento. Ora, chi ha partecipato all'ultimo workshop, se vi ricordate, abbiamo visto che anche guardando dalla F all'interno dello strumento sul fondo, ad occhio nudo, sia sullo Spagnoletti che sul Principe Doria, abbiamo trovato il nostro piolino. Allora è evidente che questa è un'altra traccia importantissima legata al metodo costruttivo utilizzato a Cremona. Che da questo punto di vista possiamo dire che troviamo questo piolino solo negli strumenti cremonesi. L'abbiamo trovato negli strumenti di Andrea Mati e anche dei suoi figli, presente nella viola Stauffer e nel violino Hammer di Niccolò Amati. Non lo troviamo negli strumenti di Stradivari. Rispetto a questo, l'ipotesi che è stata fatta è che Antonio Stradivari era più accurato nella lavorazione anche interna degli strumenti, per cui lavorava cercando di non lasciare questa traccia della lavorazione.
Questo per dire che è evidente che Guarnieri di Gesù è un liutaio cremonese e nei suoi strumenti troviamo tracce caratteristiche di tutti gli strumenti costruiti dai membri della sua famiglia. Io bevo, se avete qualche domanda, avete qualcosa da dire intanto che bevo. Non ho detto prima che il violino nel 1980 fu pagato 300 milioni. Quindi da 30 milioni al 61 per il cremonese arriviamo a 300 milioni 19 anni più tardi per questo violino di Guarnieri del Gesù. Vabbè, come vedete abbiamo altre tracce del metodo costruttivo cremonese come i violini presenti sul fondo dello strumento. Questo è invece il violino spagnolo. C'è una domanda? Sono contento. Il blocco superiore dell'incastro è originale ancora? No. Il blocco superiore non è originale perché non abbiamo, nella radiografia non si vedono tracce di quelle che potevano essere, no? Si sa se lui lo faceva così largo o non c'era una... No, sulle dimensioni del blocco superiore di uno strumento di Guarnieri di Gesù, io non... Forse se riusciamo ad avere una radiografia del cannone, perché credo che nel cannone il tassello sia ancora originale, allora potremmo avere qualche indicazione rispetto alle dimensioni del tassello. In questo caso, essendo stato sostituito il manico e fatto l'incastro, è evidente che questo non è il tassello originale. No, l'altra cosa interessante invece è l'incastro delle controfasce nei tasselli, e anche questa è una caratteristica tipica della lavorazione della scuola cremonese, che si differenzia da tutti gli altri metodi costruttivi. Questo è lo Spagnoletti, questo è lo strumento che vedremo ovviamente la prossima volta, l'ho anticipato per arrivare a questa diapositiva. Spagnoletti, Stauffer e Principe Doria. Perché l'interesse di avere i tre strumenti è proprio quello di iniziare a fare comparazione. Allora io vi dico quello che vedo io, poi se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, no, senso che più occhi vedono più riusciamo a avere considerazioni significative. E se ho le allucinazioni, come vi dicevo, fermate. Allora io vedo una maggiore vicinanza fra lo Spagnoletti e il Principe Doria. Sto parlando del modello, sto parlando dell'andamento della spalla superiore, ma anche dell'andamento delle C, anche se quello qualche punto dello Spagnoletti è più corta rispetto a quello dello Stauffer, perché evidentemente c'è stato un consumo, ma sappiamo che le punte proprio in ragione del metodo utilizzato potevano essere a volte più lunghe, a volte più corte. Quindi quello che mi interessa molto è l'andamento della spalla superiore, di quella inferiore e l'andamento della C. Allora io vedo i due molto molto vicini, sono portato a dire che sono stati costruiti, no, utilizzando la stessa forma. Lo Stauffer lo vedo leggermente diverso, però devo dire. Cioè lo Stauffer appare leggermente più stretto rispetto agli altri due, soprattutto nelle C, quello che vi posso dare come informazioni sono le dimensioni, perché secondo me le dimensioni aiutano a confermare o meno quello che stiamo vedendo. L'andamento delle C per me è molto molto simile nei tre strumenti. Allora, il nostro Stauffer è 350 di lunghezza, sto parlando del fondo, 162,5, 107,5 e 202.
il Principe Doria 351, quindi un millimetro più lungo, 165, quindi leggermente più largo, 109 anziché 107 e 203 anziché 202. Quindi lo Stauff è, stiamo parlando veramente di differenze che sono molto ridotte, perché siamo nell'ordine di millimetro e mezzo. E lo Spagnoletti è 35,2, quindi un millimetro più lungo rispetto al Principe Doria, 16,4 anziché 16,5, 11,1 anziché 11,10,9 era, lo Stauff è ancora meno, e 204 anziché 203 del Principe Doria e 202 dello Stauff. Quindi, come vedete, stiamo parlando di differenze delle dimensioni degli strumenti nell'ordine di millimetro e mezzo. E questo secondo me conferma, no, quello che si vede nel primo esame degli strumenti. Credo che nel 1734 abbia costruito strumenti utilizzando, no, in questo caso, perché chiaramente non stiamo valutando tutti gli strumenti costruiti in quell'anno, però per questi tre strumenti ha utilizzato un modello che molto probabilmente è sempre stato lo stesso per la costruzione dei due strumenti. Qui abbiamo la C della Stauffer, ricordo bene, e quella del Principe Doria. Questa è quella dello Stauffer e questa è quella del Principe Doria. Ora, se guardiamo i tre strumenti e ci concentriamo sul petto, come vedete le F sono sempre molto in piedi, no? Non sono mai particolarmente inclinate e c'è una sorta di rigidità, no? Sono aste molto diritte che poi improvvisamente curvano. E quello che io vedo è una vicinanza incredibile fra queste due F, sia per quanto riguarda il giro dell'occhio inferiore che di quello superiore, e poi queste tacche sempre molto molto piccole. Qui ho voluto aggiungere uno strumento che è stato al museo, che è quello che rientra alla collezione russa, Marco qui, probabilmente sarà interessante anche andare a rivedere i dati di questo violino. E anche in questo caso, se guardo il modello della Casa Monica, 42, siamo nel 1742. Se ricordo bene è leggermente più lungo come Casa Armonica, però credo che l'andamento delle linee della spalla superiore e inferiore del C riprendono indubbiamente gli strumenti del 1734. Qui abbiamo tre testi. Questo è quello dello Stauffer, che si differenzia abbastanza nettamente dalle altre due. Questo è quello del padre, quindi di Giuseppe figlio di Andrea e della testa del violino Palestani, e questa è quella del Principe Doria. Principe Doria, allora, la testa del Principe Doria, come sappiamo, è attribuita, non è attribuita da Gesù, ma è attribuita a suo padre Giuseppe, mentre secondo me la testa del violino Stauffer è una testa costruita da Guarnieri da Gesù, e secondo me in questa testa già vediamo, no, il lavoro degli anni successivi, quando porterà, se vogliamo, a un risultato estremo questo suo modo di intagliare il vince. Quindi la cosa interessante del violino Stauffer è che la testa, a differenza degli altri due, è opera proprio di Guarnieri da Gesù e non del padre. Mentre invece mi sembra che queste due teste, le due Giuseppe, sono molto 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 simili. È cambiata una testa. Due Giuseppe, e la domanda potrebbe essere: di chi è questa testa? Chi ha costruito questa testa? Ora io lo so, quindi per me è tutto facile. Non è lo Spagnoletti. Non è la testa dello Spagnoletti questa, però la domanda è
siamo in famiglia o siamo al di fuori della famiglia? Oh, nessuno dice. Eh? Siamo in famiglia. Siamo in famiglia. Può veneziano. Allora, questo è un violino, questa è un'anticipazione. Questo è un violino del nonno, del Gesù, del babbo di Giuseppe. Questo è la testa di violino di Andrea. Carlo, cosa dici? Concordi. Questo è il figlio di Andrea, questo è Andrea, poi è un falso. Ok. Quello? Falso. È un falso questo. Quello è Crispi, è un falso. La scuola del principe d'ora. Avevi detto quello dello spagnoletto l'altro. Ok, comunque, questo è Andrea Guarneri. È l'anticipazione anche a questo strumento, la settimana prossima verrà esposto nelle sale del museo, quindi sarà possibile la settimana prossima vedere tre generazioni della famiglia. No, quello che mi interessa Marco a fronte di quello che ha detto Claudio, che a questo punto è evidente che le indagini scientifiche possono dare un grosso contributo. Non rispondiamo oggi, però la prossima volta, e se è il caso, riprendiamo un attimo gli strumenti. È vero che per quanto riguarda il principe Doria, la cassa, no, ci dà tantissime informazioni dal punto di vista della vernice, perché come abbiamo visto c'è pochissimo qui. Però sarebbe interessante, non so, di vedere la vernice sulla testa. Penso che non avremo grossissime informazioni per quanto riguarda la vernice sulla testa. Erano molto, anche queste erano molto lavorate, molto rimaneggiate, insomma c'è stato... Se vedo bene, qua c'è uno smusso nero. No, dicevo, qui io vedo uno smusso nero, quindi sarebbe interessante compararlo, forse, sì. Andare a vedere quel nero, se è quell'inchiostro ferrogallico che abbiamo ritrovato negli altri. Questo può essere un dato estremamente interessante, secondo me può dare un'indicazione abbastanza attendibile rispetto a una coppia, una testa di Giuseppe, figlio di Andrea, fatta successivamente, o è, perché è chiaro che se ritroviamo e caratterizziamo quell'inchiostro, certo, ed è tutto simile a quello dei filetti, a quello che abbiamo trovato, no? Certo. A quel punto diciamo che siamo, quindi la prossima volta questo, la prossima volta rispondiamo. Ciao. E queste sono ancora le tre teste viste davanti. Allora, questo è l'Andrea. Adesso qua non mi ricordo più, faccio confusione anch'io. Questo è il principe Doria. E l'altro è Guarneri. Quindi la vista frontale è abbastanza, sono abbastanza simili secondo me. Questa è la testa del padre, di Andrea Guarneri. Io qui trovo molte caratteristiche che abbiamo visto in Giuseppe, nel figlio, anche come chiude il taglio dell'occhio, no? E troviamo anche in questa testa i segni della sgorbia, come troviamo nelle teste di Giuseppe, che però, come diceva Claudio, non si vedono nella testa del bambino, del principe d'oro. Questa è sempre la testa di Andrea Guarneri. E questi sono i tre fondi. Allora, sui fondi ovviamente possiamo rivedere le considerazioni che abbiamo fatto quando abbiamo visto le tre tavole dei tre strumenti. Sul fondo, forse, guardando il fondo, forse è più evidente come la parte superiore dello Stauffer sia meno tonda rispetto a quelli degli altri due, sia un po' più schiacciata.
anche qui abbiamo sempre i nostri puntini di incentramento presenti sul forno. Io vedo anche una certa somiglianza fra l'acero utilizzato per il violino Stauffer e l'acero utilizzato per il violino Spagnoletti. Questo è il violino russo che avevamo visto prima, quindi 1742. E secondo me quello che vediamo rispetto all'andamento delle cime e soprattutto delle punte, che rischiamo di vedere cose leggermente diverse perché le punte sono più corte rispetto agli altri due. E adesso per me arriva la cosa interessante, nel senso che io ho letto, penso che l'abbiamo letto tutti, di come Guarneri da Gesù rappresenti la sintesi tra l'idea cremonese e la l'idea bresciana. E di come Guarneri da Gesù abbia assimilato anche aspetti, per quanto riguarda la costruzione degli strumenti, dal lavoro di Magini. Ora, quello che abbiamo visto fino ad oggi, per quanto riguarda la tecnica costruttiva, ci dice che la unità cremonese è chiaramente a tutti gli aspetti costruttivi di quella della sua famiglia. Qui abbiamo tre strumenti, potete indovinare se volete. Lo Spagnoletti, il Girolamo II Amati e il Cremonese. Allora, ci sono alcune differenze che sono evidenti. Perché io ho introdotto Girolamo II Amati? Innanzitutto perché, come sappiamo, Andrea Guarneri lavora nella bottega di Nicolò, Girolamo II nasce quando ormai Nicolò non pensava più di poter diventare padre, e ritroviamo, questo momento è esposto qui al museo, ritroviamo questo modello, questo tipo di strumento, sia in alcuni violini degli anni 1629-1630, quando Girolamo era ancora in vita, così come ritroviamo questo modello di strumenti che sono decisamente più tardi, se pensiamo a Girolamo II. E io, guardando questi tre strumenti, quindi Andrea, è chiaro che Andrea, questo modello di Andrea risente dell'influenza di Amati e dei modelli di Niccolò Amati, come questo di suo figlio Girolamo II. Ma guardando lo Stauffer, io non vedo da questo punto di vista grandissime differenze. Cioè, sono più portato a vedere un'influenza degli utai cremonesi dell'epoca precedente, chiaramente del nonno e di Girolamo II, che non di Magini rispetto a questi strumenti. Però, come dicevo, oggi noi ci fermiamo al 1734. La domanda che vi faccio, cioè guardando questi tre fondi, anche voi vedete aspetti che avvicinano i modelli utilizzati, oppure in questo caso io ho allucinazioni. Ora, la cosa che io ho trovato strana quando ho iniziato a guardare questa immagine è questa: è lo Stauffer e Girolamo II. E se vado a vedere le dimensioni, la lunghezza 35, siamo in quell'area, in quel territorio lì, non è che stiamo vedendo uno strumento di Magini 36 centimetri, un centimetro più lungo come cassa. No? Ma se vogliamo anche l'andamento della C, io la vedo abbastanza simile. Certo, qui abbiamo un lavoro sicuramente molto più raffinato, molto più pulito, che è una grande tecnica costruttiva che quella di Girolamo II. Girolamo II Amati. Questo è il nostro Stauffer e questo è il nostro Andrea Guarneri, strumento che sarà esposto alla prossima settimana. E anche in questo caso io vedo un legame abbastanza stretto, insomma. Poi è il nonno e il nipote,
quindi, come dire, il DNA veniva trasmesso, no, anche all'interno delle botteghe di Italia e Cremonese. Questo è un particolare dell'eccise anche dei due strumenti. Come vi sembrano? C'è certamente un andamento differente, poi lo vedremo nella riduzione dei filetti nelle puzze, però per quanto riguarda sì, l'andamento di queste due punte sono molto, molto, no? Eccole qua le punte, chiaramente Andrea, come sappiamo, non indirizza la parte terminale della riduzione dei filetti al centro della punta, come vediamo in più in Guarella e Gesù, ma la sposta verso il basso della cima, lo spigolo inferiore della punta e qui verso lo spigolo superiore della punta. Però l'andamento delle punte è molto simile. E a questo punto mi sono divertito e ho aggiunto un terzo strumento, che è il Clisby. E siamo nel 1669, se la datazione sull'etichetta è corretta, se l'etichetta originale, quindi 1669, 1684 e il nostro Andrea Guarneri 1650. Cosa vedo io? Io vedo sempre un andamento della spalla superiore molto molto simile e anche quella inferiore. Certo, il petto del Clisby è decisamente più stretto rispetto a quello degli altri due strumenti. Cioè, questo per dire che siamo in un periodo a Cremona dove tre botteghe diverse comunque si stanno costruendo strumenti che hanno caratteristiche in dimensioni, perché anche il Clisby è 35 di cazzo. E chiaro, attenzione, dobbiamo evidentemente ridurre il ragionamento agli strumenti che stiamo guardando. Però guardando questi strumenti arrivava la confusione che a Cremona in questo periodo certamente c'era un modello per la produzione di strumento che ritornava, no, nella produzione di tre distinte botteghe, di tre distinte famiglie che sono Salivari, Amati e Guarneri. Ora, Guarneri e Girolamo Secondo Amati sembrerebbe ed è probabilmente tutto scontato se pensiamo che si sono formati con il colore, quindi la trasmissione ovvia, così come potremmo arrivare alla conclusione per quello che si è sempre raccontato dei primi strumenti di Stradivari matizzati, no, che ci sia un legame molto stretto tra i modelli del primo periodo di Stradivari e quello di Nicolò. Però credo che i tre strumenti rappresentino in modo abbastanza significativo quel periodo storico della liuteria della città. Questo è il dettaglio ancora delle C e per me l'andamento delle C dei tre strumenti ritorna in tutti e tre i diversi strumenti in modo estremamente significativo. Cioè io li vedo molto molto simili. Quello che trovo interessante e che potremmo fare in futuro è che chiaramente ha un aspetto acustico. Cioè noi abbiamo uno strumento di Andrea Guarneri, avremo uno strumento di Andrea Guarneri al museo. Abbiamo tre strumenti di Guarneri al Gesù, abbiamo tre strumenti di Guarneri al Gesù, abbiamo uno strumento di suo padre. Allora è evidente che da un punto di vista acustico quello che abbiamo, che leggiamo tutti in letteratura e che riguarda le caratteristiche acustiche di questi strumenti segnano una differenza, no? Timbrica di questi strumenti, per cui quelli di Guarneri al Gesù leggiamo e sentiamo raccontare determinate cose, mentre quelli di Andrea Guarneri o se vogliamo il Girolamo Secondo Amati allo stesso modo sentiamo delle valutazioni diverse. Ora la cosa interessante è questa dal punto di vista acustico. Se quello che ho raccontato questa mattina rappresenta verosimilmente, per quanto riguarda i modelli utilizzati, qualcosa di fondato, per cui non ho
lo ripeto, ha avuto, no, allucinazioni notturne, è evidente che valutare acusticamente questi strumenti, per i quali abbiamo visto che comunque le dimensioni, il modello utilizzato, no, sono aspetti che li avvicinano tantissimo, valutare acusticamente oggi e cogliere le differenze ci consentirebbe di aprire no, una riflessione sulle ragioni per cui hanno differenze acustiche diverse che vanno che da un certo punto di vista ci tolgono quelle componenti che possono essere le dimensioni della cassa armonica, no, e il modello. Quindi significherebbe che abbiamo strumenti dei quali dovremmo valutare l'altezza delle bombature, gli spessori, l'altezza delle fasce e ridurre a quelle componenti, a quegli elementi caratteristici dello strumento, quella resa sonora. E quello che mi propongo di fare in futuro è proprio di organizzare un momento di ascolto con l'Andrea Guarneri, il Giuseppe e uno dei tre Guarneri del Gesù, proprio per approfondire no, lo studio di questi strumenti anche da un punto di vista acustico. Cioè, quello che mi è sembrato, no, come, non so, non dico straordinario, però abbastanza singolare, è che nel 1734 quest'uomo, che aveva avuto problemi, no, aveva smesso di fare il liutaio, torna a lavorare col padre, guardando questi strumenti riprende, no, strumenti che sono certamente di epoca precedente. E se pensiamo a quello che fa Stradivari, cosa esce dalla bottega di Stradivari in quello stesso anno, che penso allo Scotland University, è chiaro che abbiamo due concezioni di strumento diverse. Lo strumento di Stradivari del 1634 ha alle spalle un percorso che parte dal Clisby, passa attraverso il Cremonese e attraverso gli strumenti di quegli anni e arriva agli strumenti degli ultimi anni della sua vita. Nello strumento di Guarneri, cioè, evidentemente non c'è questa evoluzione. La cosa, è quello che dicevo prima, è che però da un punto di vista acustico poi questi strumenti di Guarneri e Gesù si caratterizzano per qualità che sono certamente oggi, ma già a partire dal secolo scorso, ancora prima dell'Ottocento, caratteristiche acustiche che li hanno fatti preferire agli strumenti del nonno, agli strumenti di Girolamo II, e per certi aspetti indubbiamente anche agli strumenti di Antonio Stradivari della primi anni della sua attività. Quindi mentre in Stradivari c'è un'evoluzione che arriva al 1634, in Guarneri del Gesù per certi aspetti io vedo che riprende modelli che sono degli ultimi decenni del secolo precedente. Quindi ci ha messo qualcosa in più rispetto a quello. Senza dare credito a quello che scrive Cozzo di Sala 2, che ha un giudizio certamente non positivo del lavoro dei Guarneri del Gesù, lo colloca fra i liutai di quarta categoria insieme a Lorenzo Storioni, e dice che gli unici strumenti di Guarneri del Gesù che sono acusticamente validi sono quelli su cui Mantegazza ha rifatto gli spessori. Questo è quello che scrive Cozzo di Sala 2. Ora, quanto sia vero e quanto invece sia, no, un'invenzione di Cozzo di Sala 2 non lo sappiamo, però penso che sarà anche difficile dare una risposta, a meno che di avere decine di strumenti di Guarneri del Gesù sul tavolo e poter fare da questo punto di vista quegli studi che consentono poi di capire laddove siamo in presenza di uno strumento con gli spessori originali e laddove invece siamo in presenza di uno strumento che non ha gli spessori originali. Certo è che se pensiamo agli strumenti come il cannone di Genova, è uno strumento che ha veramente spessori, no, molto molto robusti. E forse erano gli spessori migliori per il repertorio di Niccolò Paganini. Vi vedo perplessi, Claudio. Molto interessante l'esposizione che ha fatto, non ricordo proprio su tutte le tue conclusioni, ma è molto interessante collegare tutte queste cose. Mi piace, ecco, fare queste cose.
Bene, abbiamo due impegni. Uno è quel nero sulla testa per capirne di più. Ecco, ringraziamo Claudio perché insomma, ha messo lì un punto interrogativo che è molto, molto stimolante. Io non mi ricordo più che certificati ha il Principe Doria, onestamente. Mi ricordo quello dello Spagnoletti perché anche sulla testa dello Spagnoletti. Quindi la prossima volta abbiamo due teste che vanno certamente analizzate a fondo. E poi l'altra è quella di organizzare un incontro per ascoltare il suono di tre generazioni di Guarneri. Invece sugli studi che avete fatto sulla vernice, quella fluorescenza oscura che appare nel non avete nessuna idea di cosa possa essere. Allora è nuova, completamente nuova, e sembrerebbe qualcosa di sintetico. Dici che è legato magari a quel cloro che c'è. Però perché sul cloro noi lo troviamo ovunque, perché solo lì. Lì sembrerebbe una resina, quasi mi spingerei a dire una acrilica. Questa roba l'abbiamo trovata, tra l'altro adesso mi è venuto in mente anche sul russo. Sono i tocchi di vernice. Il russo era coperto di materiale sintetico, in modo abbastanza massivo.